They say that gold will change a man, that yellow stone that glows on the sand. He hasn't even time for loving, for love for him is gold. A simple man becomes a king. To be a king, a man must have gold. And if there comes a day for dying, he'll die, he'll die for gold. Gold will change a man, that yellow stone that glows on the sand. He hasn't even time for loving, for love for him is gold. Ah, Jack che si diverte. Tiger, hanno mandato uno sceriffo federale. E tu che ne sai? Sta arrivando.
Deve averlo fatto fuori Bill. L'ho sempre detto che Bill era in gamba. Ehi, sceriffo, siete arrivati. Alla stalla. Ehi, piccola, un rapimento è una cosa seria.
Buttate i quattrini per terra e allontanatevi. Ecco il riscatto per mia figlia, Arizona Roy. Mary! Bambina mia, andiamocene. Mary, tesoro, immagino che momenti orribili devi aver passato con quel lurido fuorilegge. Eh? Ma non capisco. Deve essere l'emozione. Andiamo, vieni. Vedi, Jeff, noi altri che dobbiamo dipendere dalle amministrazioni locali siamo soggetti agli umori di questo o di quello. Per voi, almeno, esiste un regolamento preciso. Jeff, è così. Eh già. Dopo 10 anni di servizio, uno sceriffo federale ha diritto a un aumento di $6.30 al mese. Perciò, come vedi, dal prossimo ottobre sarò un uomo ricco. Con questo mestiere nessuno è mai diventato ricco. Se pensi che sono ormai più di 15 anni che faccio lo sceriffo qui a El Paso, una città molto importante, proprio sulla frontiera, e non sono ancora riuscito a risparmiare i quattrini per comprare una casa a mia moglie. Io non ho questo problema. Noi federali non abbiamo una sede fissa. La verità è che tu non hai moglie. Certe rogne te le creano soltanto le donne. Per comprare una casa dovresti intascare qualche bella taglia. Una come quella, tanto per cominciare. Sarebbero $2.000. $2.000. Quel biondino sta facendo davvero una bella carriera. Che entri, che entri. Prego, signore, venga pure. Prego. Buongiorno, si accomodi. Lieto di conoscerla. Anzitutto le do il benvenuto tra i nostri clienti, signore. Signor... Papadopoulos. Ah, signor Papadopoulos. Mi permetto di ringraziarla per aver accordato la sua preferenza alla nostra banca. Immagino che debba trattarsi di un deposito molto importante, vero? Sì, $25.000. Oh, può star tranquillo. Qui saranno veramente al sicuro, oltre a fruttarle un notevole interesse, naturalmente. Che ne direbbe, ad esempio, di un 11% annuo? No, mi ci vuole molto di più. Beh, potremmo vedere di arrivare al 12. E subito! Riempi questa! Dico! Cosa? Avanti, presto! Ti faccio posto. Thank you.
allora come si spiega che nessun testimone ha fatto il suo nome durante il processo? Sapete meglio di me che spesso la gente ha paura di parlare. Lo so bene, purtroppo. Ed è proprio per questo che ho sempre il maledetto timore di condannare un innocente. Se la storia che mi hanno raccontata è vera, la testimonianza di quel tipo dovrebbe chiarire molte cose. Vera o non vera, ho l'obbligo di sentire anche lui. Le firmerò un ordine per andare a prelevarlo come testimone al processo. Ecco. Avete capito? Con una valigia a doppio fondo. A casa, voglio vedere il bandito. A casa, ho detto. Finalmente l'abbiamo preso. Maledetto. La punizione, ancora poco. Ancora poco. Assassino! 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 Fermi tutti! Fermi! Ma è Jeff Randall. Mi dispiace rovinarvi la festa, ragazzi. Che significa, Randall? Dovete rimandare lo spettacolo. Ho avuto l'ordine di prelevarlo, Parker. Mi serve, devo portarlo con me. Ma questo non puoi farlo. Stiamo eseguendo una sentenza della corte. Sì, lo so. A Blackford City c'è un processo per un grosso furto di bestiame. È implicato anche Arizona Roy e dicono che la sua testimonianza è determinante. Ecco l'ordinanza del giudice di contea. C'è stato un processo, c'è una sentenza da eseguire e ora deve essere eseguita. Non permetteremo che se la cavi così. Lascia stare la pistola, ragazzo. Solo per qualche giorno. Dopo il processo ve lo riporterò e potrete impiccarlo. Avrai qualche giorno in più di vita. Avanti, dagli il suo cavallo, Parker. Sto chiedendo se voi siete veramente uno sceriffo. Di solito gli sceriffi la corda al collo te la mettono. Invece voi me l'avete tolta. Nell'interesse della giustizia. Ah, già, quel processo a Blackford City. Beh, vi sembrerà strano, ma io da quelle parti non ho mai rubato cavalli. Né da solo né in compagnia. Anche i giudici possono sbagliare. Già, e anche gli sceriffi. Sapete, sceriffo? Il bivio per Blackford City l'abbiamo passato più di mezz'ora fa. Che significa tutto questo? Probabilmente che non andiamo affatto a Blackford City. Ah! Sveglia, sceriffo. Io al tuo posto non me ne andrei.
Ma tu non sei uno curioso. No, forse. Sono uno a cui non piace andare in giro con chi fa tanti misteri. Preferivi rimanere appeso a quella corda? No, preferisco andarmene per i fatti miei. Su, liberatemi. Dormi, ragazzo, è scarica. Questa è quella buona. Conosci questo posto? Quanto basta per bere un goccio, sceriffo? Avrei la gola piuttosto secca. È l'ultimo cambio di cavalli su questa pista. Fino a El Paso non ce ne sono più. Se si vuole andare in Messico, bisogna cambiarli per forza qui. Tra qualche giorno devo scortare una diligenza a Ciudad Juárez. E pensate che la cosa mi riguardi? Perché no? Sei un ragazzo sveglio. Chissà, forse potresti darmi una mano. Una mano? Chi? Io? Ma ce lo vedete, Arizona Roy, che collabora con la legge. Hai ragione, non ci faresti un buon affare. Eh sì, proprio un bel mestiere. Si fa una vita dura come la vostra. Ti rischia la pelle. E alla fine come credi di venire ricompensato? Con un aumento di ben $6.30 al mese, dopo 10 anni di servizio. Se mi volete convincere a non fare lo sceriffo, è inutile, ho già scelto un'altra carriera. Soddisfatto, sceriffo? Sì, poteva andare. Ogni medaglia ha il suo rovescio. E cioè? Anche la carriera dello sceriffo può offrire i suoi vantaggi. Basta sapere aspettare l'occasione buona. Quella veramente buona. Che genere di occasione? Ecco, per esempio, un'occasione da $500.000 in oro. State scherzando, sceriffo? Beh, supponiamo di no. Ecco, supponiamo che una banca trasferisca dell'oro e supponiamo anche che io debba scortarlo. Sarebbe un'occasione. E la mia parte? $250.000 sono per me? In oro. Ti ho detto che devo scortare una diligenza a Ciudad Juárez. Sì, me l'ha detto. Allora è lì che viaggia la sua occasione. Lascerei la diligenza. Lassù c'è una grotta. Ah. Nasconderai il tuo cavallo. Ah, avete pensato proprio a tutto, eh? Qualcosa non ti convince? Beh, non mi va molto giù l'idea che qualcuno mi offra la metà di un bottino, quando potrebbe anche tenerselo tutto. Dovrei fare il colpo da solo,
saprebbero subito che sono stato io. E invece volete uscirne pulito, eh? Con un quarto di milione di dollari c'è da vivere bene per tutta la vita. A che serve il doppio se si vive una volta sola? Che te ne pare? Ottimo nascondito. Quella è la posada. È qui che dovrò aspettarvi? Sì, è qui. Questa storia o ti spacco la testa! Sono stufa! Stufa, hai capito? Un disturbo? Oh, sceriffo, mi dispiace, ma questa donna è una iena. Dacci da dormire, Kent. Hai sentito? Muoviti! Se è per lo sceriffo, lo farò con vero piacere. Ci vuole un domatore con quella lì. Ha ragione quel proverbio cinese. Bastona tua moglie tutti i giorni. 7 volte al giorno. Tu non sai perché gliele suoni, ma lei lo sa bene. Io la penso proprio così. Che volete da bere? Tequila? Tequila. Sceriffo, dopo quanti giorni pensate di raggiungermi? Dipende. Appena fatto il colpo, dovrò farmi vedere a El Paso per dimostrare a tutti che farò il possibile per trovare te e loro. Poi ti raggiungerò. Questa vi farà meglio di una bistecca. Dinamite. È la migliore. È quella che bevo io. Metti nella stalla i cavalli. Ok. Se io me la squagliassi oltre la frontiera, avete pensato che potrei farvi questo scherzo? Non credo che ti convenga. Dopo il colpo verranno bloccati tutti i passi. Il caso vuole che sarò proprio io a organizzare i posti di blocco. Anche tu hai soltanto una vita. Ricordi? E la tua parte potrà bastarti. E poi, se tentassi di passare il confine senza il mio aiuto, ti acchiapperebbero come un merlo. Sei convinto? Sì, credo che abbiate ragione. Ma c'è una cosa ancora più importante. Che mi chiamo Jeff Randall. Ah, Randall. Una pistola famosa. Già. E se provi a fare il furbo con me, non ti basta il Texas per nasconderti. Capito? Ti trovo. E t'ammazzo. È sempre di parola, Arizona Roy. Con i tipi come Jeff Randall. Thank you.
Fa quel che ti ho detto. Fino in fondo. Una mossa sbagliata non ti darò nemmeno il tempo di pentirtene. Fermi tutti se non volete che l'ammazzi sotto i vostri occhi. Hai pensato a quello che ti succederebbe dopo? Sono affari miei. Gettate in terra i fucili. Visto come ti vogliono bene? Giù dalla diligenza voi due. Non sto scherzando, la prossima è per la donna. E state lontano dai fucili. Toglietevi i cinturoni. E ora spedite i cavalli, su, presto! Non riuscirai mai a farla franca. Finirai sulla forca. È vero, sceriffo? Diteglielo voi. Lo sa anche lui. Basta così. Voi due raccogliete quelle armi e gettatele nella diligenza. Muovetevi! Chiudete lo sportello. Insieme agli altri, tutti e quattro. E adesso voltatevi. Tutti con la faccia a terra. Il primo che muove un dito rimane steso per sempre. Presto, i cavalli! Sta passando una diligenza senza scorta. Non può essere quella dell'oro. Prendi degli uomini e va a vedere. La diligenza dell'oro. Deve essere qui intorno. Cerchiamolo. Thank you.
quindi, secondo i signori della banca, io avrei dovuto sparare. Visto che eravate in cinque. Sette, con i due vetturali che erano anche armati. E nove con voi due, signori. Solo che quello teneva una pistola puntata sulla vecchia signora Carvey ed era deciso ad usarla. Perciò l'avete lasciato scappare senza muovere un dito. Con mezzo milione di dollari. Questo è il punto. Secondo la vostra opinione, la signora Carvey non vale quella somma. Non ho mai detto questo. Neppure io. Noi siamo l'Albergo Messico. Teneteci informati sulle ricerche. È aperto. Bisogna sempre portarvi da mangiare in camera? Se non ti costa troppa fatica. Ma voi non uscite mai? Sembra di no. La cosa che più mi piace è starmene steso su un buon letto. Da solo? In compagnia, se è possibile. Devo chiudere? Da due giorni che è qui non ha messo il naso fuori della stanza. Per me fa la guardia a quelle bisacce. Dobbiamo scoprire cosa c'è dentro. Ah, cosa vuoi che ci sia? Qualcosa che deve pesare molto, a giudicare da come le trascinava quando è arrivato. Eppure sembra un tipo robusto, no? Te lo sei guardato bene, vero? Con la scusa delle bisacce stai continuamente in camera sua. Se vuoi proprio sapere la mia idea, quello è tornato qui per te. E lasciami! Con questa tua maledetta gelosia ti faresti scappare dalle mani un tesoro. Sono sicura che quelle borse sono piene di dollari. E va bene, ma come si fa a guardare se sta sempre su? Va di fuori e fa imbizzarrire il suo cavallo. Che c'è? Aprite! Il vostro cavallo si è imbizzarrito! È meglio che andiate giù voi. Dov'è il pelato? Nella stalla, sta cercando di calmare il cavallo. Proprio come pensavo. Capisci le cose al volo, tu. Appunto. No, adesso no, stanotte. Sicuro? Dimmi dove hai trovato le briglie della diligenza. Dove le hai prese? Chi te le ha date? Parla! Nessuno, signor. Le ho trovate per caso. Erano addosso dei cavalli. Quattro cavalli sperduti nella prateria. Prendetele, signor. Prendetele. Prendetevi anche i cavalli. Se per caso mi hai raccontato delle storie, dovrai maledire questo giorno per il resto della tua vita. Ma non è geloso il pelato? Come un pazzo. Passa i giorni a farmi delle scenate. Di notte invece chiudo un occhio. Ora li ha chiusi tutti e due. È ubriaco. Fradicio.
Ora sta russando. Se avessi una ragazza come te, non toccherei mai l'alcol. Nemmeno un goccio. Sei gentile. No, diffidente. Quando uno si ubriaca è più facile che gli capiti quello che sta capitando a quel poveraccio. Te la prendi troppo per questa maledetta faccenda. Con un passato come il tuo, non puoi dare le dimissioni perché una cosa ti è andata storta. No, stai sbagliando, Jeff. Ho sentito suonare il campanellino della vecchiaia. Che dovrei dire io allora? Per uno sceriffo federale è diverso. Il tuo è solo orgoglio. La legge si serve con umiltà. Forse ero un cattivo servitore. Addio. Strano. Che cosa? Che si sia ubriacato a quel modo. Ma se lo fa tutte le sere. Ah, davvero? Non me ne ero accorto. Cosa ti passa per la testa? Proprio niente, perché? Tu sospetti qualcosa? Ah, non sono il tipo. Che c'è da ridere? Mi piacciono gli uomini diffidenti come te. Non sta dormendo, Kent. E non è nemmeno ubriaco stavolta. Ah, no? È là fuori. E che fa? È nascosto e sta aspettando. E si rode l'anima. E cosa aspetta? Che io gli faccia un segnale per avvertirlo che tu ti sei addormentato. Dovrei togliere il paletto alla porta mentre tu dormi, farlo entrare, e lui farebbe il resto. E qual è il resto? Ucciderti, amore mio. Si è innamorato dei tuoi lingotti d'oro. Sta salendo. Hey.
Che è successo? Sono fuggiti. Da quanto tempo? Che volete che ne sappia? Durante la notte. Forse era passata da poco mezzanotte. Se non sbaglio, la strada che da qui porta al Messico è quella che va a Iglon Pass. Se sono andati nel Messico, sì. Tu dove scapperesti con mezzo milione di dollari? Mezzo milione di dollari. Seminato, di non vedermi più, eh? Brutta ladra. Ti ritrovo invece al momento giusto e nel posto giusto. Il deserto è il luogo ideale per i serpenti a sonagli della tua razza schifosa. Gira al largo, gringo. Eh no, troppo comodo, signora. Hai voluto farla furba, va bene. Ma sembra che stavolta hai fatto fiasco. Tira fuori l'oro. Ti spacco la testa. Dov'è l'oro? È andata male, l'hai detto tu. Puoi pestarmi a sangue e anche ammazzarmi. Ma poi l'oro te lo dovrai trovare da solo. Niente di meglio d'un po' d'acqua fresca. Picchia il sole, eh? Cos'è? Vuoi tornare a piedi dal tuo operatino per penitenza? Piantala di fare l'idiota. Dammi quella borraccia e ti dico dove è finito l'oro. Prima parla. È stato Vargas. Mi ha assalito con la sua banda. Al passo di Pico Wild. Erano una ventina. Oh, spero che non ti abbiano trattato troppo male. Puoi giurarci che erano pronti a farlo. Ma le bisacce dell'oro li hanno interessati di più. Dove credi di andare? Fermati! Non ci sono cartelli per indicarti come si arriva da Vargas. Dov'è? Te lo dico se mi porti con te e se mi darai una parte dell'oro. Sali. Un tempo era un villaggio di frontiera. Fu abbandonato dai peones perché era soggetto a continue razzie. Poi qualcuno scoprì che era un ottimo rifugio e i banditi e i desperados della zona lo hanno fatto diventare il loro covo, il loro quartier generale. Ora è il dominio di Vargas. E tu come lo sai? Alla posada capita anche gente della sua banda. E io mi diverto a farli parlare. Quella posada. Piuttosto che tornarci, preferirei andare dritta all'inferno. Non sai che schifo. E cosa avresti fatto con tutto quell'oro? Che cosa avrei fatto? Me ne sarei andata nella più bella e ricca città del Messico.
Avrei vissuto tra uomini che si fanno la barba tutti i giorni, ma che non puzzano di tequila. Mi ci sarei comprata la mia porzione di libertà. La mia vita è sempre dipesa dagli altri, che all'inizio erano sempre gentili, tutti innamorati. Poi arrivavano le sberle e le bestemmie. Finalmente sarei stata padrona della mia vita, senza dover più dire grazie a nessuno. Per questo voglio che tu mi porti lontano da qui. Via. Non sarà uno scherzo riprendere l'oro a Vargas. E poi non mi fido più di te. I patti sono patti, Roy. Ti ho detto dove puoi trovare Vargas. E ti darò una mano in tutto quello che bisognerà fare. Ma tu devi portarmi con te. E devi darmi una parte dell'oro. Sì, certo. Vuoi sapere una cosa? Mm? Ogni giorno che passa mi piace di più. Proprio sul serio? Quanto dista il prossimo villaggio? Solo un paio di miglia, credo. E c'è una locanda? Sì, c'è un saloon. Ma perché? Così. Questo è un paese libero e voi non potete tenermi qui prigioniera. Questo è un paese dove bisogna pagare i conti degli alberghi, altrimenti non si esce. E io scappo. Sentite, bellezza, il vostro amico ha detto che sarebbe passato a riprendervi dopo qualche giorno e che mi avrebbe pagato. E voi credete alle storielle che va raccontando quel maledetto bugiardo ipocrita? Io credo ai miei occhi. Se a quel tipo non gli prende un colpo di sole, prima o dopo tornerà a riprendervi. Se no... Se no cosa? Beh, vi arrangiate. Trovate voi il denaro per pagarmi. Brutto grassone, come vi permettete? Non si può trattare così una signora. Quanto deve dare la signora? Guarda chi si vede, lo sceriffo Randall. Allora, quanto? $10.20. Pagherò io. Ecco come si comporta un vero gentiluomo. Razza di grassone rimbambito. Imparate a vivere. L'ho sempre detto io che gli sceriffi federali sono dei veri signori. Siete stato molto gentile. Arrivederci e grazie. Eh no, tu non ti muovi. Abbiamo qualcosa da dirci e non recitare la parte. Allora, pare che il tuo amico ti ha mollata. Peccato, sarebbe stato più divertente impiccarvi insieme. Pazienza, vuol dire che daremo la precedenza alla signora. Io non c'entro niente, sceriffo. È stato lui che mi ha costretta a seguirlo. Io me ne stavo così bene alla mia posada. Sicuro, sicuro. Aveva degli ottimi argomenti per convincerti. Dov'è andato? È inutile che lo cerchiate. Se state parlando dell'oro, lui non ce l'ha più. Cosa vuoi dire? Io non c'entro niente, sceriffo. Ve l'ho detto. Mi ha fatto un sacco di promesse. Sono stata costretta a fuggire con lui. Ma io non sapevo nemmeno che cosa ci fosse in quelle bisacce. Ve lo giuro. Senti bene. Lascia stare i giuramenti. E dimmi tutto quello che sai. Altrimenti ti pianto qui. Va bene, sceriffo. Allora, facciamo un patto. Vargas e i suoi uomini hanno aggredito Roy. E gli hanno portato via l'oro. Se mi portate con voi, io vi dico dove lo potete trovare. Credo di sapere dove trovarlo. Ehi, la signora resta qui. D'accordo, sceriffo. Vigliacco, sei un imbroglione! Perché non parli? Thank you.
cosa cerchi, gringo? Non invitiamo stranieri alle nostre feste. Bella bestia. Ti do 10 secondi per dirci cosa vuoi. Metti via quella pistola, amico. Potresti dare un dispiacere a Vargas. Sei amico di Vargas? Gli porto una merce che è più utile dell'amicizia. Ah, magnifico. L'ultimo tipo. Finalmente sono riuscito ad averne uno. Ne ho molti altri. Fuori. Quanti sono? 60. Mi arriveranno al passo Snake fra 3 giorni. Ma dovrai pagarmeli tutti in oro. Non saprei che farmene dei tuoi pesos. Ma con quale miserabile pezzente credi di stare parlando? Perché credi che i miei uomini cantano e bevono? Perché Vargas è una miniera d'oro! Guarda! Primo, ma a me piace di più e me lo piglio io. No, muchacho, non è oro. No. Hola, guapa morena. Hermosa. Vieni qui, bevi un goccetto con me. Tronteraccio. Sono 30 canne. 30 canne. È come se fossero 30 fucili che sparano insieme. 30 canne che girano e vomitano tanto di quel piombo da stendere un esercito. La chiamano mitraglia. E sarei l'unico ad averla? Sei l'unico che possa pagarla. Voglio provare la tua merce, gringo. Vieni con me. Il bersaglio. Quella è la fine che faccio fare a chi tenta di fregarmi, una morte lenta. Così mentre gira la ruota, hanno tutto il tempo di pentirsi. Fermo. Guarda chi si rivede. Vuoi la mitraglia? La darò in cambio di quell'uomo. È tuo amico? È mio nemico, Vargas. Mio nemico. È un miserabile verme. Una lurida canaglia che imbroglia amici e nemici. Dammelo, Vargas. Dammi anche un bel po' di dinamite, perché ho giurato di farlo saltare come una bomba. Dinamite! Dinamite! Sei in gamba, gringo!
ma tutta la dinamite che vuoi! Ascoltate! Che bonita che eres. Chica, che quieres? Gringo. Indietro, hombres, che c'è spettacolo! Ora ci divertiamo! Indietro! Indietro! Dinamite di dosso. La porta. Presto, andiamo. Bella riunione di famiglia. Presto, andiamo. Posa l'osso. Vieni, su. Che maniera di trattare una signora. Ci sono i cavalli qui sotto, queste le prendo io. Sbrighiamoci. Ci hanno scoperti. Ehi, fermatevi! No, è pericoloso qui. Più su. Paquito, blocca il canyon con 6 uomini. Gli altri con me. Vamos! Beh, mi prendesse un accidente, ma è la seconda volta che mi salvate la vita, sceriffo. Ma vi sbagliate, sceriffo. Hai proprio ragione. Ho sbagliato a non lasciarti impiccare la prima volta.
Lasciatemi parlare. Voglio dirvi la verità. Guardatela. Guardatela! È brava la signora, ma con questo terreno il cavallo non può correre. Da questa parte. Le taglieremo la strada laggiù. Volevi fregarmi per la seconda volta, eh? Là, sulla collina! Andiamo! Presto! Della signora, se ci hanno visto. Su, muoviti, Roy. Ma sceriffo, come può farlo? Non è facile. Non vedete che è ferito? Qui tra un momento li avremo tutti addosso. Lo so, e non mi va di farmi fregare da Vargas. Prendete l'oro e andatevene voi due. Io resto qui con te. Non fare la scema. Vattene, va con lui. No. Sceriffo. Tra un po' mi metto a piangere. Ben detto. A Vargas gli si spezzerà il cuore quando ci troverà tutti e tre con loro. Non voglio che se la prenda lui la mia parte. Ehi, signora, vieni qui un momento. Va sempre in direzione del sole. Siamo più vicini al Paso di quanto credi. Cerca lo sceriffo Taylor e portalo qui. Digli che ti mando io. Va. Bravo, così l'oro ve lo beccate voi. Perché ridi? Perché soltanto voi potevate riuscire a sbarazzarvi di quella lì. È giusto che ve la squagliate da solo con loro. Sapete? Voi siete il più intelligente di tutti e tre. E tu il più cretino. Andate finché siete in tempo. Se restate qui con loro, se lo prende Vargas o lo sceriffo di El Paso. E se lo prendo io? Beh, se crepo, amen. Ma se riesco a cavarmela... Non puoi cavartela da solo. Sta proprio bene. Così imparerò a mettermi con uno sceriffo. Vecchio George non si è fatto davvero aspettare. È finita, Roy. Dagli un addio a loro. Qua la pistola.
Sono contento di vederti sano e salvo, vecchio volpone. Ma come diavolo ti è venuto in mente di andare nella tana di Vargas? L'oro della banca. Accidenti. Ah, erano queste le dimissioni, eh? Dovevo aspettarmelo da te. E dire che ti conosco da tanti anni. Chissà, conosci così bene anche quello. Ma è Arizona Roy. È stato poi scoperto che non è lui l'assassino. La sua condanna a morte è stata revocata. Meglio, così resta solo un ladro. Ricorda però che dobbiamo a lui se è stato recuperato l'oro. Ci sono a volte ladri che aiutano la legge. E purtroppo sceriffi che vanno contro la legge. Jeff, ancora non posso credere a quello che mi hai detto. Tu, mio amico, e uno dei migliori sceriffi federali, un fuorilegge. Tu, il responsabile del furto dei $500,000. Sì, purtroppo. È così. E il distintivo che mi hai restituito io non lo merito. Ti chiedo solo una cosa. Lascia a quel ragazzo la possibilità di rifarsi una vita. Dagli 2 ore di vantaggio. Sai che ti dico? Non mi sembra che quel biondino sia Arizona Roy. Il confine col Messico è oltre il fiume. Lì ci separeremo. Potrai ricominciare una nuova vita. E voi, sceriffo, che farete? Ho dato la parola, mi costituirò. Per quanto mi riguarda, nessun sceriffo mi troverà più sulla sua strada. Ehi! Aspettatemi! Ah. Vedo che non sarai solo in Messico. They say that gold will change a man. That yellow stone that glows on the sand. He hasn't even time for loving. For love, for him is gold. A simple man becomes a king. Be a king, a man must have gold. And if there comes a day for dying, he'll die for gold. Man, that yellow stone that glows on the sand, he hasn't even time for loving, for love for him is gold. Hasn't even time for loving.